Un saluto a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato dalla Terza, dal titolo Antipapi, una storia della Chiesa, di Mario Prignano, che abbiamo il grande piacere di avere nostro gradito ospite, al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo tema scottante, direi. Quindi Grazie prego, a te. Maurizio, grazie a Italia Medievale, con la quale la frequentazione è antica e per quanto mi riguarda molto gradita, quindi grazie davvero e non è un grazie, diciamo, formale. Ecco. Allora, intanto guardo di qua perché ho la copertina del libro e mi faccio ispirare. Cerco di spiegare perché questo titolo, che può sembrare forse banale, ma invece non lo è, abbastanza meditato. Allora, Antipapi, una storia della Chiesa. Libri sugli antipapi ce ne sono non tanti, per la verità, qualcuno anche abbastanza datato, ma insomma, scavando ce ne sono. Secondo me però hanno due limiti che io ho cercato di superare con questo mio libro. Il primo è che sono per lo più elenchi di biografie. Gli antipapi, diciamo subito, sono, secondo l'annuario pontificio, che ogni anno viene pubblicato a cura della Segreteria di Stato Vaticana, secondo l'annuario pontificio, ci sono stati nella storia della Chiesa 37 antipapi, l'ultimo dei quali vissuto nella seconda metà del 1400. Quindi 37 antipapi, che non sono pochi, concentrati in 14 secoli, spalmati, diremmo, su 14 secoli. Non c'è mai stato, o quasi mai, più di 100 anni senza una elezione contrastata, uno scisma, un antipapa, una divisione, una tensione, due rivali che si combattevano, eccetera. Quindi perché una storia della Chiesa? Perché dicevo, normalmente le storie di antipapi sono elenchi di biografie staccate l'uno dall'altra. Viceversa, la mia idea è che gli antipapi, che ripeto non sono stati pochi, hanno contribuito in maniera così profonda, indiretta, ma anche a volte molto diretta, alla, diciamo proprio alla crescita della stessa identità della Chiesa, se non addirittura dell'autocoscienza della Chiesa di Roma, che è possibile raccontare una storia della Chiesa dei primi 15 secoli della storia della Chiesa, vista dal lato di questi strani personaggi. Questo è il primo motivo per cui io ho scritto questa storia. Quindi ho cercato di far sì che questi personaggi facessero da filo conduttore per narrare che cos'è stata la Chiesa nei suoi primi 15 secoli di vita. Il secondo e forse più forte motivo che mi ha spinto a scrivere di antipapi è che inevitabilmente, quando si cita la parola antipapa, si evoca qualcosa di molto negativo, di molto brutto, di tenebroso quasi, come se questi personaggi non fossero altro che, diciamo, a priori nemici della Chiesa, nemici dell'unità dei cristiani, gente che trama nell'ombra al servizio di qualche potere oscuro, al servizio addirittura del male. Antipapa quasi come fosse un anticristo, no? Allora, non è quasi mai stato vero, direi perfino mai stato vero. Perché? Perché nella storia della Chiesa di elezioni contrastate ce ne sono state tante, ma erano elezioni in cui si fronteggiavano due uomini di Chiesa. E uno dei due, siccome il Papa deve essere uno solo, perché Pietro era uno, a uno solo Gesù Cristo ha detto: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Non l'ha detta a due, non l'ha detto a San Pietro e a San Giovanni o a San Pietro e a San Paolo, che non ha mai incontrato peraltro. L'ha detto soltanto a Pietro. Quindi il Papa deve essere uno. Quindi se ce ne sono due non va bene. Allora, se ce ne sono due, e ce ne sono stati tante volte due, uno dei due non è quello legittimo. Ma come fare a definirlo? E come fare a dire che quello legittimo è migliore di quello illegittimo? Sul momento, cioè nel momento in cui si verificava la doppia elezione, questo era molto difficile da stabilire. Perché, ripeto, si trattavano di due uomini di chiesa
molto spesso anche due santuomini, i quali legittimamente credevano in buona fede, direi in ottima fede, veramente con la coscienza pulita, di essere stati designati al vertice della Chiesa di Roma. Perché succedeva questo? Succedeva questo perché, soprattutto nel primo millennio, fino al 1059 per l'esattezza, l'elezione del Papa è stata una cosa molto, come si può dire, ha seguito delle procedure che facilmente potevano generare questo tipo di situazioni. Perché? Perché il Papa veniva eletto dal popolo. Il Vescovo di Roma veniva eletto, acclamato dal popolo, in particolare dai presbiteri, quindi dagli ecclesiastici, dalla classe, dagli uomini religiosi, no? Dai consacrati, ma per tutto il primo millennio da questi e dal popolo di Roma. Quindi si capisce che non era così facile, diciamo, orientare le preferenze di una platea o, se volete, di un corpo elettorale così vasto. Succedeva che molto spesso due personalità, magari di spicco, venivano proposte da chi? Da magari famiglie aristocratiche, da consorterie, nel senso anche migliore del termine, buono del termine, da parrocchie, da gruppi di popolani, di presbiteri, o si imponevano per la loro scienza, per il loro carisma, per la loro capacità. E quindi il popolo succedeva chi li acclamava. E succedeva, è successo tante volte, che li acclamasse nello stesso giorno, magari in due chiese differenti. C'erano delle regole? C'erano delle regole, ma venivano, come dire, identificate con la tradizione. Per tradizione, la prima chiesa di Roma è il Laterano, la casa del vescovo. Quindi si supponeva che il vescovo di Roma, acclamato, eletto e consacrato in Laterano, valesse di più di quello acclamato, eletto, acclamato e consacrato, che so io, a Santa Maria Maggiore o a San Lorenzo in Lucina o in un'altra basilica minore. Però poi c'era il tema di chi veniva eletto prima, perché magari quello, dico per dire, di San Lorenzo in Lucina veniva eletto mezza giornata prima di quell'altro, e allora quello di San Lorenzo in Lucina diceva sì, però io sono stato eletto prima. E poi cosa succedeva? Appena si formava questa doppia elezione, chiaramente c'erano gli schieramenti, e non era indifferente da quale parte si schierasse, per esempio, l'imperatore, tenendo conto anche del fatto che per molti secoli, fino a grosso modo il periodo carolingio, quindi il IX secolo, non dall'inizio, ma per diversi secoli, il vescovo di Roma aveva bisogno dell'approvazione dell'imperatore romano. Cosa non semplice, perché l'imperatore non risiedeva a Roma, insomma, cosa anche, come dire, controversa, perché molti papi dicevano: ma cosa vuole questo qui? Io sono stato eletto dal popolo, sono stato unto, sono stato consacrato, non ho bisogno del placet dell'imperatore. E questo creava delle frizioni e creava anche delle opposizioni forti fra papato e impero, tanto che l'impero a volte imponeva un proprio candidato. Insomma, quindi situazione di grande confusione. Dopo il 1059 cosa succede? Succede che un papa molto coraggioso, di nome Niccolò II, decide che basta. Il popolo di Roma è troppo influenzabile, la faccio semplice. È il caso di mettere al riparo l'elezione del vescovo di Roma, che è una cosa seria, da influenze, contaminazioni, da interessi, da tensioni esterne. E quindi decide, 1059, che solo i cardinali, che sono pochissimi, sono un pugno di uomini, meno di 10, possono eleggere, devono eleggere il vescovo di Roma. Finiscono gli scismi, finiscono le tensioni, finiscono le doppie elezioni, finiscono gli antipapi, neanche per idea. Il secolo successivo, il XII secolo, è quello con più antipapi nella storia della Chiesa, ce ne sono addirittura 11. Sul come mai, perché uno se lo dice, ma come, allora la soluzione, la toppa è peggiore del buco? In un certo senso è stato così, però ci sono ovviamente ragioni più complicate.
che una su tutte, la rivalità che nasce nel periodo cosiddetto gregoriano, quindi alla fine dell'undicesimo secolo, fra il papato e l'impero, dove l'impero, chi non ricorda l'episodio di Canossa, no? Enrico IV, Enrico III e anche Enrico V nel XII secolo, pretendono di dettare legge sull'elezione del papa. E questo continua appunto ancora nel 1100 e fino alla fine del secolo. Però qual è la cosa interessante che succede in questo periodo? Succede che gli antipapi vengono per lo più eletti con il favore dell'imperatore, ma sono personaggi di spessore. Ce n'è uno in particolare che per la verità non riscuote grandi simpatie da parte dell'imperatore, ma il quale se ne sta defilato in questo periodo, che si chiama Anacleto II. Anacleto II, eletto nel 1130 in opposizione a un altro papa che si chiama Innocenzo II, aveva nulla, nulla di diverso dal suo rivale e viceversa, naturalmente. Erano tutti e due di scuola gregoriana, erano tutti e due di scuola riformista, volevano tutti e due riformare la Chiesa, combattere la simonia, la corruzione e quant'altro. E tutte e due si sono combattuti per 8 anni ferocemente. Perché ha prevalso Innocenzo II e noi oggi riconosciamo lui come legittimo e invece Anacleto II come antipapa? Forse perché il grandissimo Bernardo di Chiaravalle, che era un vero ghostwriter e che sapeva orientare e scrivere discorsi infuocati, sosteneva che Anacleto II aveva origini ebraiche? Sicuramente no. C'è qualcosa che scatta, che succede, per cui Anacleto II perde la sua sfida con Innocenzo II. E questa cosa che succede è la morte improvvisa di Anacleto. Anacleto II se ne va al creatore all'improvviso nel 1138 e Innocenzo II fulmineamente occupa il vuoto. A quel punto lì lui a buon gioco nel praticare quella che si chiama normalmente, si chiamava anche a quel tempo, damnatio memoriae nei confronti del rivale, il quale viene screditato e passa per essere illegittimo. Piccolo dettaglio, come dicevo prima, Anacleto II è stato un grande papa. È strano definire antipapa uno che, per esempio, come Anacleto II, ha incoronato Ruggero II re di Sicilia nel 1130, dando vita così a che cosa? Ad uno Stato che ha condizionato i destini dell'Europa intera fino all'unità d'Italia, il Regno di Sicilia. Quindi guardate quanto questi personaggi non solo credevano nel proprio ruolo e diciamo, avevano un'autocoscienza molto forte, ma erano veramente anche personaggi di grande spessore. Poi ci sono stati anche personaggi minori, come del resto fra i papi legittimi. Altra cosa che mi ha, diciamo così, sulla quale mi sono esercitato, è cercare di andare al di là di certi stereotipi. Ci sono alcuni, Maurizio, interrompimi, se ti viene qualche curiosità o pensi che io stia diventando noioso, cosa facile. Ok. Di sfatare alcuni stereotipi. Per esempio, ci sono alcuni antipapi che sono, diciamo, verrebbe da dire celebrati nei libri di storia esclusivamente per diciamo così, l'esperienza di umiliazione a cui sono stati sottoposti dai loro avversari e vincitori. Ad esempio, viene in mente il caso di un antipapa che si chiamò Gregorio VIII, vissuto anche lui nel 1100. I romani, per prenderlo in giro, lo chiamavano Burdino, che vuol dire asinello, poco più. Perché? Perché lui, quando perse il favore dell'imperatore, finì nelle mani di Callisto II, il quale decise di inscenare una processione di quelle solenni che il papa faceva solitamente per prendere possesso della città dal Vaticano o dalla Chiesa dove era stato eletto al Laterano per prendere possesso della città materialmente, e di farla però in modo che il suo rivale sconfitto venisse umiliato per quanto possibile. Questa processione consistette in un asinello sul quale fu fatto montare
Il povero Burdino, al contrario, seduto al contrario, nudo, con la coda tra le mani, un otre rovesciato sulla testa a mo' di mitria, e così conciato, fare il giro della città sotto gli sputazzi, le bastonate e i lanci di letame dei romani, che questi spettacoli gradivano, diciamo, particolarmente. Non è stato l'unico, purtroppo, c'è stato anche Giovanni XVI che ha fatto questa fine, c'è stato anche Costantino II, il quale prima di essere issato sul suo mulo, al quale prima di essere issato sul mulo furono cavati gli occhi, tanto per gradire. Anzi, credo si possa raccontare, lo scrive Liber Pontificalis, Liber Pontificalis, che è la biografia dei papi, racconta che questo povero Costantino II, vissuto alla fine dell'VIII secolo, venne issato da alcuni pervertiti, sto citando, issato su una sella femminile, una sella da donna, con dei pesanti pesi ai piedi. Ora, ciascuno si faccia l'idea sadomaso che preferisce, ma insomma, sicuramente deve essere stato un supplizio, come dire, non piacevole, magari piacevole per chi assisteva a quel tempo. Questi personaggi qui hanno esercitato la loro funzione. Costantino II, ha fatto questa finaccia, per cui è famoso, ha consacrato, ha ordinato, ha emanato decreti, ha preso delle decisioni politiche. Allora, la cosa che mi piace sfatare, tento di sfatare nel mio libro, è raccontare che questi signori hanno anche avuto un'altra vita oltre a quella per cui sono famosi nei libri di storia e che vale la pena di essere esplorata. Quello che citavo prima, Burdino, è citato come esempio di queste processioni umilianti a cui venivano sottoposti questi personaggi qui. Ma c'era ben altro dietro. Ecco, anche questo è storia della Chiesa, e anche questo va raccontato. Poi succede che nel 1274 un altro grande papa, Gregorio X, inventa il conclave. Il conclave, peraltro, 1274 sono esattamente 750 anni, però non è stato, mi pare, celebrato come forse avrebbe meritato, insomma, un'età veneranda. E anche qui il conclave cosa aggiunge rispetto alla decisione di restringere il corpo elettorale solo ai cardinali? Aggiunge il fatto che i cardinali devono essere chiusi a chiave in un luogo sicuro, inaccessibile dall'esterno. E soprattutto se dopo una settimana o 5 giorni non eleggono il Papa, gli va dato soltanto un pasto al giorno, se dopo una settimana continuano così, gli va dato solo pane e acqua e così via. Questo perché? Perché il Papa che inventa questa formula, il conclave, che poi alla fine con diverse modifiche, ma insomma tutto sommato è quello che conosciamo noi, era stato eletto dopo quasi 3 anni di sede vacante. In quel conclave famosissimo, forse il più famoso conclave della storia della Chiesa, che si svolse a Viterbo e che spazientì a tal punto gli abitanti della città, perché questi cardinali dopo quasi 3 anni ancora non si decidevano a eleggere il Papa, che i viterbesi scoperchiarono il tetto, questi erano anziani, malati, uno morì, eccetera, e a quel punto, insomma, si convinsero ad accelerare, diciamo così, le pratiche e si sbrigarono a eleggere questo Papa. Però fu quasi un blitz quello di Gregorio X, perché quando i cardinali scoprirono che c'erano queste restrizioni non furono molto felici. Con qualche scossone, però, poi alla fine quella decisione si impose. Ma questo ha impedito altri scismi? No, soprattutto non ha impedito lo scisma e la divisione più clamorosa, drammatica e impensabile che la Chiesa potesse vivere nella sua storia. Quella scoppiata nel 1378 con l'elezione di un papa a Roma che, diciamo così, deluse le aspettative dei propri elettori. Questo papa si chiamava Urbano VI, al secolo casualmente Prignano, Bartolomeo Prignano, deluse le aspettative dei suoi elettori, che erano quasi tutti francesi, e avrebbero voluto che lui tornasse ad Avignone, dove il papato aveva risieduto per quasi 70 anni,
Invece lui disse che sarebbe rimasto a Roma, che avrebbe creato nuovi cardinali tanto da superare il numero dei francesi e farli andare in minoranza, insomma, per motivi politici essenzialmente, la sto facendo facile, diciamo, però sostanzialmente è così, i suoi elettori decisero di sconfessarlo. Dopo nemmeno 5 mesi dall'elezione ne elessero un altro. Scoppiò così uno scisma che nacque nel 13... scoppiò nel 1378 e si chiuse addirittura nel 1417. Quindi 40 anni, 39 anni di divisione. A un certo punto successe che i due, perché poi morto Urbano VI, morto il suo rivale che si chiamava Clemente VII, i rispettivi collegi cardinalizi elessero altri successori. Quindi lo scisma continuava, continuava, continuava fino alla fine del secolo, fino al 400, e sembrava che non dovesse mai più finire. Sembrava che la Chiesa fosse diventata una creatura mostruosa con due teste, e quindi l'ha trovata poco geniale, ma come potevano saperlo? Quale fu? Beh, riuniamo, abbandoniamo i due litiganti, eleggiamo un terzo papa. E magari questo terzo papa, come dice il proverbio, godrà. Invece no. Il concilio di Pisa, che si riunì nel 1409 per l'appunto nella città toscana, si riunì, depose i due che nel frattempo si chiamavano uno Benedetto XIII, l'altro Gregorio XII, e ne elesse un terzo, che si chiamò Alessandro V. Si risolse la cosa neanche per idea, la cosa si complicò enormemente. Perché gli altri due ovviamente non accettarono la deposizione, e quindi per alcuni anni ci fu un guazzabuglio infernale. Basti pensare che già allo scoppio dello scisma, alcuni re che non sapevano letteralmente a quale papa votarsi, indissero dei processi in cui chiamarono a testimoniare guardie del conclave, cardinali, cittadini, diciamo, di spicco della Roma del 1378, che avevano assistito a quel conclave clamoroso che aveva eletto Urbano VI, che so io, curiali, membri dei seguiti dei vari cardinali, eccetera. Migliaia di testimonianze sono conservate, ma non si arrivò a nessuna soluzione. Le soluzioni poi furono di natura politica. Il Papa che godeva del favore della Francia, non godeva del favore dell'impero o della Gran Bretagna, dell'Inghilterra. Il Papa che stava con l'impero magari godeva del favore della Spagna, ma non degli stati italiani, delle signorie italiane e così via. Come si risolse la cosa? Si risolse con un intervento esterno. Si risolse perché l'imperatore, anzi, aspirante imperatore del Sacro Romano Impero del tempo, che era il re d'Ungheria Sigismondo, decise che bisognava indire un concilio e fare tabula rasa. Però chi lo indiceva il concilio? In casi estremissimi, verrebbe da dire, una certa teoria sosteneva che anche lo stesso imperatore potesse indire un concilio, ma insomma non era poi così semplice. Per cui uno dei tre papi, quello che godeva in quel momento di maggiore consenso nella cristianità e che si chiamava, pensate un po', Giovanni XXIII, fu convinto da questo aspirante imperatore del Sacro Romano Impero a indire un concilio per risolvere lo scisma. Perché, piccola parentesi, questo Sigismondo ci teneva tanto a risolvere lo scisma? Perché lui doveva essere incoronato imperatore, e per essere incoronato imperatore serviva un papa, se possibile, legittimo, e siccome ce n'erano tre, lui ha pensato bene, risolviamo prima il problema e poi penso ai fatti miei, perché se no rischio di prendermela in saccoccia. Quindi viene indetto questo concilio a Costanza, un concilio grandioso, probabilmente l'evento più partecipato di tutto l'intero Medioevo. Era una specie di, io faccio spesso questo esempio anche se è molto anacronistico, ma insomma una specie di G20 del Medioevo, dove c'erano proprio tutti, da Kiev al Portogallo, dalla Scozia fino all'Etiopia, erano rappresentate tutte quante le regioni della cristianità. Si parlavano fino a 30 lingue diverse. La città visse 4 anni e mezzo di
proprio sotto i riflettori del mondo, davvero. Successe che il Papa che aveva indetto questo concilio, Giovanni XXIII, era convinto che il concilio potesse riconoscere lui finalmente come unico legittimo e gli altri due Aramengo. E invece capì subito che le cose non stavano così. Capì che il disegno dell'imperatore, che era presente con tutti i suoi nobili, la sua corte, i suoi soldati, c'erano svariate decine di migliaia di persone, tanta, voleva fare tabula rasa. E allora, spaventato all'idea di poter fare la fine di Celestino V, perché Celestino V, il Papa del rifiuto, nel 1294 aveva rinunciato alla tiara, subito dopo però Bonifacio VIII l'aveva messo in prigione e si diceva anche che l'avesse ammazzato piantandogli un chiodo nella testa. Insomma, Sor Giovanni XXIII, preso dal panico, proprio così, di notte travestito, scappa dal concilio. Scappa dal concilio e cosa succede? Succede che il panico. Allora, oddio, si scioglie il concilio, no, manteniamolo. Gli italiani che erano fedeli a Giovanni XXIII cominciano a dar via, a fare i bagagli. E lì, bisogna dire, Sigismondo, questo aspirante imperatore, fu molto, molto deciso ed è anche coraggioso, insomma. Costrinse, faceva facile, lui aveva la forza per farlo, costrinse tutti a stare chiusi nella città e disse: vabbè, adesso comando io, il concilio deve andare avanti, intanto vado a prendere quel delinquente che è scappato e lo riporto indietro. Cosa che in effetti fece, prese Giovanni XXIII, lo riportò indietro e il povero Giovanni XXIII fu a quel punto processato ed è veramente... Direi divertente leggere gli atti del processo conservati fra le carte del Concilio di Costanza. Perché? Perché bisognava farlo fuori, bisognava farlo secco, perché sennò qui lo scisma non si risolveva. Gli altri due stavano ai loro paesi, Benedetto XIII in Spagna, lui era aragonese, Bergoglio XII era riparato nelle terre di Malatesta, a Rimini. I padri conciliari pensarono che soltanto iniziando a farne fuori uno, e lì sottomano c'avevano Giovanni XXIII, lo scisma forse si sarebbe iniziato a risolvere. Però deporre un papa non è mai una cosa semplice, deve avere una motivazione. La motivazione di solito è l'eresia, ma Giovanni XXIII non era eretico, non era nemmeno pazzo, che so io. Insomma, per farla breve, decisero di accusarlo di indegnità, di accusarlo di indegnità. Per accusare di indegnità un papa bisogna rovesciargli addosso delle accuse stratosferiche. E in effetti lui, poveretto, fu vittima di, diciamo, di testimoni non propriamente benevoli, i quali cominciarono lì a dire: ma lui ha violentato, arrivò un curiale tedesco, disse che lui aveva violentato 200 suore nel periodo in cui era stato legato del Papa a Bologna. Un altro disse che insomma, era un pedofilo, insomma, sul piano, diciamo, della moralità ne dissero di ogni, ma si disse anche che aveva origini saracene, perché lui era di Ischia, e quindi dissero, si inventarono che aveva un bisnonno saraceno che era sbarcato a Ischia e lui era disceso da questo bisnonno e che quindi segretamente manteneva una fede islamica. Un altro arrivò a dire, l'arcivescovo di Milano arrivò a dire che Giovanni XXIII non credeva nell'immortalità dell'anima. Allora arrivò un vescovo ungherese e disse: ma lo sanno tutti che i napoletani non credono nell'immortalità dell'anima, come dire, no? Un papa di Napoli e come tutti i napoletani, quindi non crede nella vita eterna. Insomma, alla fine fu preso e sbattuto in prigione. La sua storia mi appassiona molto perché ci ho dedicato un po' di tempo e di studi, anche un libro. Comunque ha un lieto fine, al quale vado subito, se no la facciamo troppo lunga, che è questo. Fu sbattuto in prigione e in effetti, dopo di lui, diciamo, il secondo papa, ce n'erano tre, decise di rinunciare, forse perché spaventato dalla fine che avrebbe potuto fare, Gregorio XII. Il terzo papa, Benedetto XIII, che stava in Aragona, disse che no, lui per coerenza era lui il vicario di Cristo, torna al discorso che facevo prima, ci credevano,
cioè credevano davvero in buona fede di essere papi. Allora gli disse: io sono il vicario di Cristo. Disse testualmente agli emissari del Concilio di Costanza: se io mi dimettessi, Gesù Cristo dovrebbe riscendere sulla terra, incarnarsi di nuovo e nominare un altro suo vicario, perché io sono Pietro. Io sono Pietro. Dopo Pietro ci sono io. Quindi se io mi dimetto, Gesù Cristo ne deve scegliere un altro. Mi dispiace, non posso farlo. Allora, quindi fuori Giovanni XXIII in prigione, Gregorio XII rinuncia, Benedetto XIII testardo, ma io direi soprattutto coerente, viene abbandonato da tutti. Abbandonato da tutti, compreso dai suoi cardinali, eccetera, dai regni che l'avevano sostenuto fino a un certo momento, finché appunto tutta la cristianità rappresentata a Costanza decide di eleggere, questa volta sì, un unico papa che sia universalmente riconosciuto. Questo papa viene eletto a novembre del 1417, prende il nome di Martino V e la Chiesa quel giorno lì lo riconosce come fine dello scisma d'Occidente. Sono passati 39 anni. A proposito di Dannatio Memoriae, che fine ha fatto Giovanni XXIII? Stavo dicendo, nonostante tutto, la sua storia ha un lieto fine. Perché? Perché Martino V viene eletto nel 1417, viva e viva, la Chiesa è di nuovo unita. Passano 2 anni e qualcuno gli ricorda che c'è quel Benedetto XIII sta lì lontano da solo, morirà solo e abbandonato. Qualcuno gli ricorda che c'è quel poveretto in prigione nel Palatinato, abbandonato e dimenticato da tutti. Per inciso, questo qualcuno si chiama Giovanni de' Medici, il bisnonno di Lorenzo il Magnifico, per intendersi, che era molto amico di Giovanni XXIII. E Giovanni de' Medici dice: signor Papa, che vogliamo fare con quel poveretto? Lo vogliamo liberare di prigione? Martino V ci pensa un po', ha paura che possa scoppiare un nuovo scisma, ma poi si convince. Giovanni XXIII viene liberato effettivamente di prigione, incontra Martino V, la scena è commovente, viene raccontata dai testimoni del tempo, veramente fa piangere di commozione, come hanno pianto di commozione moltissimi dei presenti quando i due si sono incontrati, è convinto della bontà delle intenzioni di questo ex papa, in fondo era stato il suo predecessore, Martino V decide di crearlo cardinale. Quindi quel Giovanni XXIII, accusato di ogni nefandezza possibile e immaginabile, giudicato indegno da un concilio importantissimo, viene reintegrato nella Chiesa, creato cardinale e tale morirà poco prima di Capodanno del 1419. Questa è la storia dell'ultimo antipapa serio, diciamo così. Però purtroppo la fama di stupratore e di miscredente gli è rimasta appiccicata per tantissimo tempo, perché, per dirne solo una, quando anni fa la Rai, l'azienda che lavoro, dove lavoro e che mi paga il pane, speriamo che non se la prendano, però insomma, quando produsse uno sceneggiato che ebbe molto consenso, che si chiamava I Medici, comparve anche a un certo punto questo personaggio, ovviamente in mezzo a donne allegre, che si trastullava in un letto gigante con tre o quattro di questi signori. Vabbè, è un po' esagerato, però ci possiamo stare, perché la fantasia deve avere i suoi sfogli. Anche su questa storia qui ho cercato di mettere alcuni puntini fermi e spero di esserci riuscito. È una storia davvero della Chiesa in tutti i sensi, con tutto quello che ognuno di noi poi si immagina, no? Quindi intrighi, lotte, e quant'altro. Però, secondo me, il modo migliore per entrare davvero nel vivo di questa vicenda è correre in libreria e comprare il libro. E quindi io ricordo il titolo, che è Antipapi. Una storia della Chiesa, appena pubblicato dalla Terza, di Mario Prignano, che abbiamo avuto il grandissimo piacere di avere nostro gradito ospite, che io ringrazio davvero tanto per avercelo presentato. Grazie Mario. Grazie a voi, grazie Maurizio. E invece a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove potete trovare, oltre a questa, tutte le altre video presentazioni realizzate finora.